Ci siamo ormai, domani al Micavalle di Montevarchi, gli internazionali d'Italia, è un appuntamento davvero grandissimo per tutti gli appassionati della provincia, ma anche non solo. Sì, credo per tutti gli appassionati di motocross italiano, anche perché è il primo appuntamento di fatto che si tiene in continente, perché le altre due prove degli internazionali sono svolte in Sardegna e in Sicilia una settimana fa, quindi questa è l'unica gara internazionale che si svolge nel continente. Una prova alla quale sono presenti tutti i piloti del mondiale, delle AMX1, delle AMX2 e delle AMX3, dalla 7 volte ritirato Tony Cairoli a tutti gli altri, quindi impossibile citarli tutti, sarà veramente un grandissimo appuntamento. Due parole anche sui piloti locali, una pattuglia aretina capitanata ancora una volta dal giovane Marco Maddì, non è riuscito a ripetere almeno sin qui le orme del padre, però insomma se nelle prove che fin qui ha disputato si è ben comportato, quindi ci sarà da fare il tifo anche per alcuni rappresentanti locali. Una gara assolutamente da non perdere, anche perché si svolge nella sola giornata di domenica con inizio alle ore 8:30 con la sessione di prove libere, poi ci saranno le qualifiche, il clou a partire dalle 13:30 con la MX2, la MX1 e quindi la super finale che partirà alle 17, quella che eleggerà di fatto il campione degli internazionali d'Italia 2014. Da non perdere anche perché si arriva in pista proprio con la macchina, il Miravalle è stato completamente rinnovato, ci sono tutta una serie di servizi compreso un ristorante, e poi perché si può trascorrere veramente una bella giornata di sport anche con un costo accessibile. Il biglietto intero sono 25 euro, il ridotto 20, le donne hanno di diritto il ridotto così come i ragazzi fino a 14 anni.